Ciao a tutti! Eh, il video di oggi eh, è stato fatto eh, per una signora che mi ha richiesto dei bavaglini eh, a maglia. Naturalmente li potete fare sia a maglia che in cotone. Ve lo dico in anticipo perché tanto poi sono sicura che me le chiederete queste cose. Quindi eh, mi sono inventata questi bavaglini eh, e ne ho approfittato eh, per mh, ovviamente fare dei bavaglini abbastanza semplici. Eh, in modo tale che anche dei principianti possano permettersi di farli. Va da sé che per chi ovviamente è brava eh, ed è già avanti con il lavoro, eh, può tranquillamente eh, fare dei bavaglini diversi e quindi per esempio rif rifinirli con eh, un iCord cord tutto intorno al collo eh, fare ovviamente al posto di questi eh, nastri eh, posizionare ovviamente ehm, eh, un iCord cord e quindi farlo con lo stesso eh, diciamo così filato che utilizza per il bavaglino quindi io eh, ho semplicemente utilizzato eh, questi in modo tale che eh, essendo più pratici e più semplici eh, le principianti possano eh, riuscire a farli eh, il bavaglino è semplicissimo perché eh, ovviamente partiamo con una base di maglia legaccio proseguiamo al legaccio eh, ovviamente per ehm, i bordini e poi ehm, ho realizzato un ciuccio al loro interno va da sé che potete utilizzare qualsiasi ehm, altro disegno se non vi piace il ciuccio potete utilizzare ad esempio un piedino eh, è molto carino anche quello oppure dei cuori delle stelle delle stelline dipende un po da, da quello che, che più vi piace e, Naturalmente vi lascerò eh, sia su Facebook che su Instagram eh, il motivo eh, e quindi lo schema del ciuccio eh, e ehm, per chi invece ovviamente mi segue solo su YouTube, eh, ovviamente andiamo a farlo insieme, eh, faremo passo passo appunto tutto lo schema del ciuccio. Mm, io sono utilizzato un numero di ferri eh, del tre e mezzo, ok. Quindi non so se si veda bene. Aspettate, che non si vede comunque. Io ho utilizzato, ok, si vede da qui. Eh, quindi ho usato i tre e mezzo. Ehm... e Adesso vi do le misure di questi bavaglini. Allora, intanto ve li faccio vedere più da vicino: quindi, questo è rosa, ovviamente per una femminuccia, e questo è celeste per un maschietto. Naturalmente, anche i colori potete decidere quelli che più vi piacciono. Allora, vi do subito um, le indicazioni. Eh, prima di tutto eh, vi dico anche che questo schema ovviamente ve lo lascio sia su Instagram che eh, su Facebook, quindi mh, potete tranquillamente andare a cercarvelo anche lì. E, mh, in caso contrario potete fermare il video in questo momento e prendervi le misure. Allora, sotto partiamo da una base di 15 cm, saliamo per 13 cm, apriamo con il collo, quindi chiudiamo di 5 cm, saliamo di 3. E chiudiamo di altri 5 e di 5 da questa parte quindi in totale abbiamo 16 centimetri di bavaglino questo diciamo è più o meno quello che eh, ne viene fuori ok e ho utilizzato da questa parte non un icord, ma eh, bensì un bordo che vi avevo già spiegato tempo fa ehm, nel video del vivagno che vi lascio qui sopra e eh, ovviamente c'è eh, tutto un bordino in modo tale che sembra appunto una cord, e quindi ehm, è ben fatto, e, mm, e diciamo che c'è una, una sorta di rifinitura. E, che dirvi eh, nient'altro non dobbiamo eh, far altro adesso andiamo solamente a eh, vedere come si procede allora con i ferri del 3 e mezzo andiamo a montare sul ferro 32 maglie e ehm, le diciamo così lavoriamo in questo modo allora io vi lascio qui sopra il link che vi riporta ehm, al vivagno e facciamo un vivagno particolare nel senso che andiamo a fare una sorta di i-cord e quindi di bordino che sarebbe poi questo. Ok quindi andiamo semplicemente a lavorare in questo modo allora andiamo a fare due diritti. Quindi 1 e 2 e questo sarà il nostro bordo il nostro bordino e proseguiamo con 28 rovesci quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette. 28 adesso cosa succede abbiamo le ultime due maglie le ultime due maglie le lavoriamo in questo modo cioè il filo lo lasciamo da questa parte e passiamo semplicemente queste due maglie al rovescio senza lavorarle ok giriamo il lavoro ovviamente il secondo ferro andiamo a lavorare queste due maglie a rovescio quindi il filo ovviamente da questa parte quindi andiamo a fare un rovescio e un altro rovescio ok e abbiamo creato il bordino continuiamo tutto a rovescio fino alle ultime due maglie quindi di nuovo tutto a rovescio Queste due maglie le lavoriamo in questo modo, il filo va davanti, cioè resta sul davanti del lavoro, passiamo queste due maglie a rovescio senza lavorarle e il filo semplicemente lo passiamo in questo modo quando andiamo a lavorare il terzo ferro. Quindi andiamo semplicemente a ripetere questi due ferri fino al ferro numero 6. In questo caso abbiamo fatto due ferri, quindi proseguiamo, terzo ferro, andiamo a fare ovviamente di nuovo due diritti, quindi uno e due, tutto il resto a rovescio, quindi proseguiamo a rovescio fino alle ultime due maglie, ok? Arrivate alle ultime due maglie, il filo passa dietro, cioè quindi dal davanti passa dietro e passiamo le due maglie senza lavorare. Giriamo di nuovo il lavoro, andiamo a lavorare tutte le maglie al rovescio, quindi 1, 2 del bordo e proseguiamo tutto al rovescio fino a alle ultime due maglie. Ok? Arrivata alle ultime due maglie, filo resta davanti, passo le due maglie e il filo torna in questo modo. Quindi giro il lavoro e abbiamo e siamo arrivati al quinto ferro, quindi quinto ferro proseguiamo di nuovo. Due diritti, quindi uno e due. E di nuovo tutte le maglie a rovescio fino ad arrivare alle ultime due maglie arrivata alle ultime due maglie il filo passa davanti passo le due maglie a rovescio senza lavorarle e giro il lavoro arriviamo al sesto ferro quindi proseguiamo e facciamo tutte le maglie a rovescio compreso ovviamente il bordino o comunque il vivagno e andiamo a lavorare le maglie, tutte a rovescio fino ad arrivare alle ultime due maglie. arrivata alle ultime due maglie, il filo resta davanti e giriamo cioè, e passiamo le due maglie a rovescio senza lavorarle. Passiamo il filo, e adesso abbiamo fatto praticamente il bordino. Vi dico subito quanti centimetri è il bordino. Due centimetri circa, e ehm, adesso andiamo ehm, a fare praticamente diciamo così, ehm, il disegno, quindi andiamo a fare una sorta di maglia rasata fino a che non inizia ovviamente il, ehm, il disegno. Quindi semplicemente andiamo a fare in questo modo: continuiamo con il bordino, quindi abbiamo bisogno dei marcatori di due marcatori quindi eh, dividiamo il lavoro in questo modo andiamo a fare ehm, allora due diritti quindi uno e due, che sono ovviamente il bordo poi proseguiamo a ehm, eh, rovescio quindi per 4 quindi facciamo praticamente questo bordo. Ok, quindi proseguiamo con il bordo a maglia legaccio, per cui andiamo a fare quattro rovesci, quindi 1 2 3 e 4. Mettiamo il marcatore perché da adesso in poi iniziano eh, le 20 maglie del motivo. Quindi andiamo a fare 20 diritti, quindi 1 2 3 quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Quindi mettiamo il marcatore e questo sarà il nostro motivo centrale del ciuccio quindi andiamo a fare quattro rovesci quindi 1 2 3 e 4 che ovviamente sono il bordino a maglia legaccio e chiudiamo con il bordino quindi il filo resta sul davanti del lavoro eh no scusate siamo sul diritto quindi il filo passa dietro e passiamo le due maglie a rovescio senza lavorare ok giriamo il lavoro e il secondo ferro andiamo a fare tutte le maglie a rovescio quindi rovescio rovescio e proseguiamo tutto il ferro a rovescio in questo modo fino alla fine del ferro, cioè fino alle ultime due maglie, ok? Arrivata alle ultime due, il filo resta davanti, passo le due maglie semplicemente e passo il filo. Siamo arrivati praticamente al nono ferro, quindi facciamo un altro ferro in questo modo, quindi andiamo a fare due diritti, ok? 4 rovesci quindi 1 2 3 e 4 e di nuovo tutte le maglie a diritto quindi tutto a diritto fino al marcatore ok arrivate al marker andiamo a fare 4 rovesci 1 2 3 e 4 il filo passa dietro e passiamo due maglie senza lavorare giriamo il lavoro decimo e ultimo ferro e poi iniziamo il motivo andiamo a fare le maglie fino al marker tutte a rovescio abbiamo fatto il bordo e adesso iniziamo il motivo tutto a rovescio quindi proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare alle ultime due maglie Ok, le ultime due maglie le lavoriamo in questo modo: filo davanti, e due maglie, le passiamo a rovescio. Filo passa dietro di nuovo adesso iniziamo il vero e proprio motivo, cioè iniziamo il ciuccio. Quindi ci troviamo qua e adesso iniziamo questo giro. Cioè all'undicesimo ferro iniziamo il motivo quindi partiamo in questo modo allora. Il primo ferro del ciuccio e quindi del motivo. Iniziamo a fare così. Due diritti, quattro rovesci, marcatore e iniziamo. 14 diritti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2, 3 e 4. Filo dietro, passiamo le due maglie a rovescio, giriamo e in questo caso di nuovo tutto il ferro è a rovescio. Quindi da questo momento in poi tutte le maglie pari, diciamo tutti i ferri pari, andranno lavorati a rovescio. Ok? Quindi tutti i ferri del motivo al rovescio vanno lavorati tutti a rovescio fino alle ultime due maglie qua, ok? Le ultime due maglie il filo resta davanti, passo le due maglie filo davanti. Allora, parte eh, terzo ferro ho già fatto eh, il bordino, passo il marker il terzo ferro è formato da dodici diritti: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e dodici. Se rovesci: uno, due, tre, quattro, cinque, e sei. Due diritti 1 e 2, e chiudiamo il ferro ovviamente fino alla fine. Quarto ferro, come vi ho insegnato fino adesso, tutte le maglie vanno a rovescio. Quinto ferro, vado a fare 11 diritti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 e 11. 7 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E due diritti. 1 e 2. Ovviamente passo il marcatore e concludo il ferro. Sesto ferro, tutte le maglie a rovescio

8, un diritto, passo il marcatore e vado a concludere il ferro. Ottavo ferro, tutte le maglie a rovescio, non ho ferro. Andiamo a fare ovviamente il, il bordino, e il motivo inizia con cinque diritti, 1, 2, 3, 4 e cinque. Due rovesci. Uno e due. Tre diritti. Uno, due e tre. Sette rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un diritto. Un rovescio un diritto. E ovviamente chiudiamo con il bordino. Decimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Undicesimo ferro, vado a fare 5 diritti. Uno, due, tre, quattro cinque diritti, 1 2 3 4 e 5. Un rovescio un diritto un rovescio 2 diritti 1 e 2, 9 rovesci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E un diritto. Dodicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Tredicesimo ferro, vado a fare 6 diritti 1,

E due diritti 1 e 2 quindicesimo ferro vado a fare quattro diritti 1 2 3 e 4 4 rovesci 1 2 3 e 4 un diritto 8 rovesci 1 2 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E tre diritti 1, 2 e 3. Sedicesimo ferro tutte le maglie a rovescio. Diciassettesimo ferro vado a fare due diritti 1 e 2, 2 rovesci 1 e 2, 4 diritti 1. Due, tre e quattro. Un rovescio. Un diritto. Cinque rovesci. Uno. Due, tre, quattro e cinque. E cinque diritti. Uno. Due, tre, quattro e cinque. Diciottesimo ferro tutte le maglie a rovescio. Diciannovesimo ferro, vado a fare due diritti. Un rovescio. Due diritti uno. E due. Tre rovesci. Uno. Due. E tre. Un diritto. Un rovescio. Un diritto. Due rovesci. Uno. 2 7 diritti 1 2 3 4 5 6 e 7 ventesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventunesimo ferro vado a fare un diritto un rovescio due diritti 1 e 2 un rovescio Tre diritti. Uno, due e tre. Un rovescio e un diritto. Un rovescio e un diritto. Un rovescio. Sette diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. 22 ⁇ ferro tutte le maglie a rovescio. 23 ⁇ ferro vado a fare un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. 5 diritti. 1, 2, 3, 4 e 5. Un rovescio e un diritto. Un rovescio e un diritto, un rovescio, sei diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ventiquattresimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Venticinquesimo ferro, vado a fare un diritto, un rovescio, un diritto... E un rovescio, cinque diritti: uno, due, tre, quattro e cinque, un rovescio, due diritti, uno e due, un rovescio. Un diritto, un rovescio, e cinque diritti: uno, due, tre, quattro e cinque. 26° ferro tutte le maglie a rovescio. 27° ferro vado a fare un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. 5 diritti. 1 2 3 4 e 5. Un rovescio e un diritto un rovescio. E un diritto due rovesci 5 diritti 1 2 3 4 e 5 ventottesimo ferro tutte le maglie al rovescio ventinovesimo ferro vado a fare un diritto un rovescio due diritti 1 e 2 un rovescio, tre diritti, uno, due e tre. Un rovescio, due diritti, un rovescio, otto diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Trentesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Trentunesimo ferro, vado a fare due diritti: uno e due, un rovescio, due diritti: uno e due, tre rovesci: uno, due, e tre, due diritti: un rovescio, nove diritti: uno, due.

e 5 due rovesci e 9 diritti 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 34 esimo ferro tutte le maglie a rovescio 35 esimo ferro vado a fare quattro diritti quindi 1 due, tre e quattro. Cinque rovesci, uno, due, tre, quattro e cinque. Undici diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Allora, una volta eh, diciamo così terminato lo schema del ciuccio, adesso andiamo eh, semplicemente a lavorare quattro ferri a maglia rasata. Cioè come abbiamo iniziato i quattro ferri a maglia rasata, terminiamo con quattro ferri a maglia rasata. Ok, quindi adesso semplicemente. Andiamo a lavorare come ehm, abbiamo fatto fino adesso e quindi andiamo a fare due diritti, quattro rovesci, quindi 1, 2, 3 e 4, marcatore, andiamo a fare tutte le maglie a diritto fino al marker. Arrivate al marcatore andiamo a fare ovviamente i quattro rovesci, filo dietro e passiamo le due maglie. Il secondo ferro naturalmente lo andiamo a fare tutto a rovescio, quindi fino alla fine del ferro andiamo a fare di nuovo un altro uh, ferro a diritto quindi quindi diritto diritto scusate che questa è presa male ok quindi bordino quindi tutte le maglie a rovescio di nuovo tutto il ferro a diritto fino alla fine del ferro, quarto ferro. Andiamo a fare tutte le maglie a rovescio. Adesso non ci resta che andare, praticamente, a ehm, creare eh, la parte del collo e eh, ovviamente. Ehm, per attaccare poi successivamente i nastrini, quindi andiamo a fare praticamente adesso il collo. Quindi andiamo a tagliare le maglie, le chiudiamo e proseguiamo eh, per eh, altri tre centimetri per concludere ovviamente il lavoro. Quindi cosa andiamo a fare? Ovviamente eh, il collo è di 5 cm, allora voi volendo, potete farvi anche uno schema. Eh, di grandezza ehm, naturale diciamo quindi eh, tipo questo ok adesso considerate che questo è nel ferro quindi ehm, non è esattamente proprio allineato però eh, una volta tolto dal ferro questo eh, diventerà ehm, di questi centimetri quindi allora Potete fare in questo modo e quindi allora eh, posizionare dei marker qui e avete già eh, risolto la cosa. Altrimenti, andate direttamente a mm, crearvelo da solo e quindi andate a fare i 5 centimetri, eh, diciamo così centrali, poi 5 da questa e 5 da questa. Ok. Diciamo che ehm, se dobbiamo seguire questo eh, motivo qui, arriviamo qua. Quindi suddividiamo il lavoro in questo modo. Allora, diciamo che avendo io eh, sul ferro 32 maglie, la cosa più logica da fare è 10 da una parte, 10 dall'altra e 12 per il collo. Quindi andremo a fare 2, 4, 6, 8, 10 e posizioniamo il marker. Ok? E poi da questa parte è lo stesso, 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Quindi ricapitoliamo e abbiamo più o meno 5 centimetri da questa, 5 da questa, ok? E 5 da questa parte. Quindi dividiamo il lavoro e abbiamo 2, 4, 6, 8, 10. Poi 2, 4, 6, 8, 10. E da questa parte abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ok? Quindi andiamo a chiudere per il collo 12 maglie. E andiamo a fare in questo modo. Quindi suddividiamo il lavoro in questo modo. Proseguiamo sempre facendo questo, quindi il bordino andiamo a fare due diritti, quattro rovesci, quindi 1, 2, 3 e 4, marker, 1, 2, 3 e 4, togliamo il, il marcatore ovviamente e andiamo a fare due diritti. Iniziamo ad accavallare la prima maglia sulla seconda, in questo modo. Diritto, accavalliamo e chiudiamo. Diritto, accavalliamo e chiudiamo. Diritto e chiudo. Fino ad arrivare ovviamente al marcatore. E in questo caso chiudo tutte le mie maglie sposto il marcatore naturalmente aggancio l'altra maglia e chiudo e sul ferro mi ritrovo con 1 2 3 e 4 come ci sono da questa parte 2 4 sposto il marcatore vado a fare il mio bordino ovviamente quindi i miei soliti 4 rovesci filo dietro e sposto le due maglie sul rovescio del lavoro adesso come vedete abbiamo chiuso ok sul rovescio del lavoro vado semplicemente a ripetere queste maglie, quindi andiamo a fare due rovesci e di nuovo proseguiamo tutto il ferro a rovescio. Da questa parte ricreiamo il bordo che abbiamo creato da questa. Quindi cosa facciamo sul rovescio del lavoro, abbiamo detto che passiamo due maglie a rovescio senza lavorarle. Quindi 1 2 e facciamo in questo modo. Ok? Da questa parte ricominciamo e proseguiamo praticamente per come abbiamo detto 3 centimetri quindi saliamo ad adesso in poi di 3 centimetri. Ok, ci mettiamo magari un marker in modo tale che sappiamo. La uh, baciavo qui davanti. Scusate, allora mettiamo un marker da questa parte, così sappiamo di quanto stiamo salendo in modo tale che poi. Una volta che facciamo questa parte, sappiamo quanto è uguale anche qua. Quindi andiamo, riprendiamo dall'inizio e continuiamo. Allora andiamo a fare due diritti, quindi uno e due. E proseguiamo, ovviamente a diritto, da questa parte, al rovescio da questa come sempre filo davanti e in questo modo giro il lavoro proseguo di nuovo tutte le maglie a rovescio quindi marker Tutte le maglie al rovescio, filo, ovviamente, da questa parte, quindi 1, 2, e ok, giro il lavoro e ricomincio da capo. E proseguo in questo modo, ovviamente, fino ad arrivare ai tre centimetri che mi occorrono. Quindi tutto diritto. Ah, scusate, qui no, mi sto confondendo. Allora, qui diritto, e qui ovviamente rovescio, e passiamo. Ok, adesso proseguiamo in questo modo fino ad avere sul ferro: cioè fino ad arrivare a 3 centimetri. Ok, allora io ho proseguito, sono arrivata praticamente ai miei tre centimetri. Quindi adesso cosa possiamo fare? Possiamo fare in questo modo: allora, o oh, in questo caso chiudiamo il lavoro, quindi andiamo a chiudere praticamente tutte queste maglie, ovviamente sul davanti del lavoro, e successivamente applichiamo un nastrino oppure possiamo ehm, lavorare su queste maglie e creare un i cord ok quindi in questo caso cosa facciamo andiamo a lavorare queste maglie quindi allora io in questo caso andrò semplicemente a chiudere il motivo, quindi cosa vado a fare? Vado semplicemente a lavorare queste maglie e a chiuderle. Ok? Quindi le chiudiamo una sopra l'altra. Questo non ci serve più. chiudiamo tutte a diritto o se volete potete chiuderle sia a diritto che a rovescio eh, dove vedete ovviamente le maglie a rovescio ma in questo caso non, non succede niente ecco e andiamo semplicemente a tirare il filo lo tagliamo e tiriamo semplicemente il filo, allora ehm, è chiaro che per chi sa lavorare ad esempio all'uncinetto può eh, tranquillamente eh, ripassare eh, tutto il perimetro, diciamo del collo mh, e aggiustarlo, oppure eh, potete tranquillamente riprendere tutte le maglie, fare una cord e ehm, creare appunto il cordino. Eh, potete gestirvelo come più eh, vi piace e come più eh, riuscite anche a lavorare, ecco, dipende sempre da voi. Eh, adesso ci spostiamo da questa parte e semplicemente andiamo ad aggiungere il filo. Quindi prendiamo il filo e lavoriamo ovviamente col filo in questo modo. Quindi io vado a lavorarmi tutte le maglie in questo modo con il doppio filo in modo tale che non debba agganciarlo da nessuna parte e che questo mi resta. Ok? Quindi vado comunque a fare tutte le maglie a rovescio, semplicemente. E queste, come abbiamo detto già dall'inizio, adesso posso anche dividerlo, non mi serve più. Passiamo le maglie senza ovviamente lavorarle e giriamo il lavoro. E andiamo semplicemente a rifare gli stessi ferri che abbiamo fatto da questa parte e quindi proseguiamo per 3 centimetri di nuovo. Allora sono arrivata anche da questa parte e vado a chiudere. quindi Vado a chiudere le maglie. Semplicemente. tiro il filo. Taglio e semplicemente lascio andare in questo modo. Adesso, naturalmente, non dobbiamo far altro che eliminare questi fili, ovviamente che ci sono, con un ago. Quindi, andiamo a prendere l'ago, lo infiliamo infiliamo il filo. E da dietro non facciamo altro che andare a infilare l'ago all'interno di queste maglie e facciamo scivolare direttamente il filo e lo andiamo praticamente a nascondere ok possiamo proseguire un altro po magari lo rigiriamo e lo facciamo andare anche da questa ok una volta che è bello tirato andiamo semplicemente a chiuderlo tanto non ci serve più e come vedete abbiamo chiuso da questa parte adesso prendiamo lo facciamo anche per questo per questo e ovviamente qui poi io andrò a tagliare perché tanto non mi serve questo filo ok quindi chiudiamo cioè eliminiamo questi fili adesso adesso come ho fatto per il rosa io andrò a ehm, utilizzare un un nastro praticamente e ehm, andiamo pr a eh, prendere 35 centimetri di nastro. O comunque, se volete, eh, ripeto: con la eh, vi fate un nastro di 35 centimetri. Quindi qua, 35, e lo taglio abbiamo detto 35 quindi più o meno è qui ok adesso faccio la stessa cosa con l'altro lo taglio il nastro non mi serve più e vado semplicemente a cucirli in questo modo ok quindi do due punti qua e due punti da questa parte e il bavaglino praticamente è terminato vi faccio vedere come fare allora vado a posizionare in questo modo così li fermiamo Così. e poi eh, adesso con eh, ago e filo andiamo eh, praticamente a cucire qui intorno allora prendiamo ago e filo e andiamo a cucire praticamente qui molto mh, diciamo così eh, semplicemente niente di che ecco possiamo anche togliere questo gli diamo due punti molto veloci cioè niente di di complicato ecco giusto per trattenere questo nastrino, allora va da sé che io questo lavoro lo sto facendo per le principianti, ok, ehm, giusto per eh, diciamo così riuscire a fare anche un bavaglino. È chiaro che chi è più esperta eh, può eh, tranquillamente tralasciare questi passaggi e non aggiungere un nastrino, ma bensì può tranquillamente eh, fare eh, in altro modo e quindi c'è tipo, come vi ho detto prima, una corda e quindi un cordino tranquillamente con la lana, Ehm, o comunque con il cotone, perché so che me lo chiederete quindi va benissimo anche il cotone. Adesso io praticamente ho diciamo così sistemato questa parte, quindi vado tranquillamente a chiudere il lavoro in questo modo. Semplice, semplice, c'è cioè niente di complicato. Ecco, gli date due punti veloci e il primo nastrino praticamente è terminato da questa parte naturalmente non si vedrà nulla è chiaro che da questa un pochino si nota però non succede niente ecco e, stessa cosa facciamo da questa parte allora come potete vedere il lavoro è praticamente terminato quindi eh, abbiamo sia eh, ovviamente un bavaglino rosa ok è un bavaglino azzurro o celeste, insomma. Io adesso sto facendo i fiocchi molto velocemente, però il risultato praticamente è questo qui. Quindi, ehm, diciamo che il bavaglino è terminato ed è un modo molto semplice, ad esempio, per fare un, un regalino ad un bambino che eh, sta per nascere. Il video è terminato, noi ci vediamo alla prossima e niente, vi saluto. Ciao ciao!